Prendiamo il fuseki di una partita tra Zhu Yang e Xie He, due professionisti cinesi. Xie He ultimamente sta vincendo parecchio, quindi è anche un giocatore piuttosto forte. Zhu Yang è nero, Xie He è bianco. Andiamo all'inizio. Va bene. Questo è un po' non standard, penso che quella normale è questa. Questa così larga, forse è la prima volta che la vedo. Però questo è il suo naturale procedimento, questa formazione è normale. Qui nero adesso è un po' in ambascio qua ed estende fino a qui. Il bianco inizia a invadere. Il nero lo appesantisce. L'invasione lì è obbligatoria. Di ma diciamo solito si fa. come estensione ci sarebbe questo lato e questo. Quello è più lungo, no, questo è più corto ma è più alto. Perché questo è alto 3 ed è lungo l'incrocio in più. Questo è alto 3,5, la media di 4,3, ma è un incrocio più basso. Diciamo che se bianco scambia questo per questo, comunque gli fa costruire questa zona. Per cui invece andando di qui, bianco preferirebbe che nero vada di là e che lo lasci estendere così in santa pace. Chiaro che nero non vuole essere così arrendevole, no? Per cui lo attacca un po' per difendere il suo angolo, almeno un po', e per appesantirlo. E poi come facciamo lo stesso, e qui bianco riesce ad andarci. Diciamo, se non gioca quello, forse poi si finisce con questa forma, che è peggio per nero rispetto a quest'altra. Se non altro con questa bianco non può più invadere l'angolo. Con questa invece qualche possibilità ancora ce l'ha. Però questo è un attacco normale. Bianco invade anche di qui. Nero sta molto solido perché lo vuole attaccare bene, quindi vuole stare molto forte. Se Nero non avesse prospettive di attaccarlo molto, prenderebbe dei punti in più così. Perché Perché vuole attaccare molto? bianco ha già un gruppo qua, se queste nell'attacco a questa pietra si rinforzano, magari aggiungendo delle mosse, poi può saltare in mezzo e togliere la base. Per cui bianco ha un gruppo un po' debole qui, ha messo una pietra di qui, un po' deve soffrire, quella è l'idea. Mi sembra che c'è la filosofia del fuseki cinese. E poi vengono fuori dei combattimenti che si picchiano. Sì, il fuseki cinese invita bianco a Molto aggressivo. invadere di qua o di qui ed essere attaccato, quello sì. Aggressivo per nero o per bianco? Nero adesso li deve tenere separati. Farlo così non gli piace molto, evidentemente. Perché forse allora rimpiangerebbe di non avere le pietre qua, dico io, nella mia ignoranza. Si appoggia, bianco viene lì, e viene qua, che ha fatto una forma molto migliore rispetto a quella rettilinea così. Cioè, decente così, no? Beh, però bianco gli conviene uscire. E adesso lì lasciano stare un attimo, nero si appoggia di qua,
E siamo arrivati finalmente all'oggetto del problema di Fuseki. Ed è, dove gioca adesso Nero? No. Ha istinto. Ah, dove vabbè, gioca, dai, facciamo prende finesse. Prima di istinto dove giocare, dove gioca. Poi ragioniamo. Io gioco nel cuore in questa zona. Anche per il semplice principio che se ci gioca bianco fa punti qui e fa influenza su questa zona. Quindi io appuramente istinto, se anche fossi meno, istinto giocherei in quella zona. Gli butterei dentro. Io avrei deciso se giocare di qua spingendo verso di qua oppure di qua spingendolo verso l'alto. Va bene, do una pietra a testa, una pietra. Dove la mettete? Allora, vediamo. Se non con cattura scala, non lo controlli. Anche se probabilmente professionista non gioca lì. Io te la giocherei. È una. A contatto. A due. Ah no, no. Io ho giocato qua. Cos'è che succede se nero qui? Se nero gioca qui. Okay. Bianco te lo gioco. Sì. Se invece nero viene qua. Se nero viene qui. Tu dici se bianco gioca. Bianco qui. Potrebbe decidere di rispondere con questa mossa. No. Troppo. Io no, devi tagliare. E bianco potrebbe giocare se qui e tagliare o qui. Se viene qua bianco. Nero risponde qui, evidentemente. Ho visto che tu ti sei pentito di questa tua mossa. No? No? Sì, sì. No. Che a un certo punto avevi detto ah no. No, ma non è male, mossa interessante. Forse ma presto. Qua anche così. Però se così non funziona. No, no, è un così. Po' presto. Così no, perché bianco scivola sopra. E mi fa fare un po' di punti, non è che mi dispiace. E però si sta estendendo per andare di qua e mi gioco. Va bene. Ogni mossa che nero aggiunge sono 3 punti. Ogni mossa che bianco fa. Sì. Beh, insomma, diciamo che a questo gruppo gli romperà l'anima, no? Sì. Quello sì. Però. Sono punti sicuri contro punti qui. Potenziali. Bianco a questo punto decide di ignorare da quel lato e bianco allunga. Vabbè, a questo punto nero gli deve dire, cioè non mi dai retta, che adesso ti punisco, cioè. E quindi farà per esempio questa. Non mi lascerei giocare così tante volte addosso. Diciamo che se a questa io semplicemente rispondo qua, mi sono fatto forse l'occhio qui, quasi, e nero non è che può estendere fino qui tranquillamente, perché è così. Queste scale bianche per caso? No. Però, insomma, anche una cosa così può creare dei problemi. Che questa pietra sembra nei guai. E le due pure. Per cui, nero magari deve tornare indietro e adesso può stare in bianco. E quindi non è servito molto. Ha rinforzato bianco perché è presto. Allora, come hanno giocato in questa partita? In questa partita nero ha giocato esattamente qua. E poi ha perso però, quindi chi lo sa. Comunque, qual è il senso di questa mossa? Intanto bisogna un po' annullare questa influenza. Perché poi più tardi in partita, dopo aver giocato in questa metà del Goban, alla fine bianco estenderà fino a qua. Però un conto è estendere fino a qui da una posizione così forte, un conto è magari estendere anche proprio fino a qui. Questo fa parte del estendere il proprio territorio e limitare l'espansione dell'avversario, il secondo principio del Fuseki. E continua ad attaccare questo. Perché adesso queste sono più isolate da queste altre che se non ci fosse la pietra.